Ciao ragazzi, sono 7, benvenuti in un nuovo video. Scusate se in questo periodo non ci sono molti video, ma come già detto il lavoro mi prende molto e purtroppo non ho il tempo che vorrei dedicare ai video. Tornando alle pagelle di Vikings, oggi vorrei parlare del personaggio di Lagertha, una grandissima shield maiden e uno dei migliori personaggi femminili che abbia mai incontrato nel corso della mia carriera da spettatore di serie TV. In quanto Lagertha non è una persona che deve per forza prendersi il potere o deve avere del girl power imposto da poteri di sto cazzo, di profezie di sto cazzo, che semplicemente deve essere più forte di qualcuno perché è donna, molto semplicemente no. Lagertha parte come contadina, semplice contadina, e nel corso della sua esperienza subisce numerosi dolori, tra cui la perdita della figlia e numerosi altri problemi, come per esempio il tradimento di Ragnar, questo sì. E subisce talmente tanto e incontra uomini che tentano appunto di sottometterla, ma lei con la sua forza di volontà e anche con una bella ascia riesce a farsi strada all'interno di questo mondo, diventando prima Jarl e poi addirittura regina di Kattegat, in cui l'intera Kattegat dipende da lei e la rispetta. Una donna dotata di un grandissimo carisma, di una grandissima energia, e riesce appunto a gestire tutto secondo appunto quanto vuole in un'atmosfera, tra virgolette, pacifica, per quanto facili possa essere i vichinghi, e con un progressino verso il futuro, e questo non è da tutti. Lagertha è la dimostrazione che un personaggio femminile debba essere costruito, o uno degli archetipi in cui un personaggio femminile possa essere costruito, non essendo cringe perché tanto vogliamo la donna forte all'interno del nostro show. No, un personaggio che grazie alle sue abilità, al suo ingegno e al suo carisma riesce ad attraversare di sfide particolari, mettendosi al pari piano con gli altri personaggi, riuscendo a prevalere grazie non al fatto che è donna, che cazzo, ma grazie al fatto che ha una unicità che le permette di andare sempre avanti e non voltarsi mai indietro. Questo credo che sia l'aspetto più importante del personaggio di Lagertha che molti non comprendono. E anche alla fine della sua vita, quando si riunisce con Ragnar, non si riunisce perché deve per forza stare con Ragnar, ma perché Ragnar è l'uomo che sotto sotto ha sempre amato, a cui sempre è stata legata, così come Ragnar è sempre voluto bene e si è sempre legato a Lagertha. E questo è chiaramente visibile nelle numerose fasi dello show. Pensate molto semplicemente a quando Ragnar vede intristito la vita che aveva prima con Lagertha, i due figli e Athelstan. Queste persone sono molto legate e legate insieme finiscono alla fine nel Valhalla, in quella scena bellissima in cui Lagertha, mentre appunto c'è il suo funerale, il suo corpo poggia alla terra e le sabbie di Ragnar vengono appunto ad avvolgerla e lei diventa sabbia, al tempo stesso e svaniscono assieme. Una scena veramente bellissima. Quindi Lagertha, voto 10, assolutamente. Un personaggio veramente con i contro coglioni che tutte le serie TV dovrebbero portare a ispirazione.